Abbiamo cominciato con un attimo di ritardo perché c'è stato, come avete visto, qualche problema per la trasmissione di immagini e giustamente ci stavamo chiedendo, ci stavano chiedendo le due professoresse come si fa a parlare di arte senza mostrare quello si può che fare, però non si, si può fare, insomma, è un po'. Allora, come sapete oggi parliamo di questo volume, secondo della collana Asterischi che la Società di Storia si è dedicato al saggio breve, I sogni di Raffaello. Io non sono assolutamente qualificato a parlarne perché in materia di storia dell'arte le mie competenze si fermano agli studi al liceo e a un biennale fatto in università, ma fatta tanti di quegli anni addietro che veramente. Quello che ho ricavato da questi sogni di Raffaello, come adesso ci verrà detto, sono una sorta di leggenda, direi, con una presunta base documentaria che però non si è mai trovata, quindi siamo sempre nell'ambito delle leggende. Ma io ne ho ricavato una cosa, che l'immensa fama di Raffaello, grazie a questa e a tante altre ragioni, rimbalza di qua delle Alpi, al di là delle Alpi, in una serie di connessioni che Bonita Ferri, l'autrice, ha con molta grazia, molto garbo, inseguito e rintracciato. Insomma, un volume che, approfittando del lavoro di Bonita Ferri, la Società di Studi Storici ha pensato di pubblicare anche in coincidenza con le celebrazioni del quinto centenario della morte. Nella confusione delle immagini che non riuscivamo a cavare, non mi sono ricordato di far mettere il listarello dei nomi, ma tutti sapete che al di là c'è la professoressa Cervoni Vagliardi, Anna Cervoni Vagliardi, che insegna museologia e critica artistica dell'Stato all'Università di Urbino, che ha curato tantissime mostre, diversi importanti studi che mi hanno permesso di indagare il lavoro di tanti artisti e in particolare di Raffaello e del suo divulgatore Marco Antonio Raimondi, per il quale tra l'altro nel quale lavoro è stata premiata pochi giorni fa al premio Rotondi 24esima edizione. Più verso di me, Bonita Clerici, che lei credo universalmente nota, che insegna storia dell'arte moderna e storia dell'arte marchigiana all'Università di Urbino, anche lei ha realizzato tantissime monografie, curato mostre e convegni, e tra l'altro è presidente del Centro Studi Mazzini di Flemignano, di cui dirige le collane editoriali, e tra l'altro, oltre a essere nel nostro consiglio direttivo, dirige la rivista semestrale di storia dell'arte, arte marchigiana. Chi comincia? Comincio io forse, poi dopo la parola a loro. Ecco, magari possiamo anche un po' abbassare le luci qua davanti, sì, così riusciamo a vedere meglio, ecco, le immagini che proiettiamo. Allora, come vedete qui c'è una fotografia che riguarda un po' una specie di gesto d'affetto che volevo fare nei confronti della Bonita, perché è la fotografia di un giorno festoso tra noi colleghe quando siamo andate a vedere la mostra Città di Castello, la mostra su Raffaello, per cui era un modo per ringraziarla di avermi coinvolta in questa presentazione che ritengo sia anche un gesto appunto di stima che mi fa molto piacere. Dunque, il ricordo di quella giornata è un po' nei cuori di tutte noi colleghe all'Università di Urbino, di noi che ci occupiamo tra l'altro di storia dell'arte moderna. Allora, comincerei dicendo una cosa che riguarda Pesaro, perché è vero, Raffaello è un artista universale e parlare di lui va bene in qualunque luogo lo si faccia, no? Perché poi vedremo anche da quello che ha raccontato e detto molto bene Bonita, il mito di Raffaello travalica Urbino, travalica le Alpi, va a finire in tanti luoghi diversi del mondo. Però c'è una ragione secondo me forte per parlare di Raffaello a Pesaro ed è legata al fatto che a Pesaro esiste ed è assolutamente così importante ricordarlo, perché tra l'altro a breve usciremo con delle pubblicazioni che la riguardano, esiste una collezione di disegni veramente molto interessante, perché è una collezione che viene da lontano, nel senso che viene da tempo lontano, viene da Timoteo Viti,
ed è nominata appunto la collezione Viti Antaldi, conservata alla Biblioteca Oliveriana di Pesaro, dove purtroppo è rimasto un solo Raffaello, ma in realtà era una collezione che conteneva una cinquantina di fogli autografi di Raffaello, bellissimi, importanti, che oggi sono conservati, direi nella maggior parte dei casi a Oxford, ma non solo, anche in altre importanti biblioteche e musei del mondo. Dunque, qui a Pesaro, all'inizio dell'Ottocento, si potevano ammirare disegni splendidi di Raffaello. Per questa ragione, per vederli, venivano a Pesaro importanti studiosi, e ancor prima, ad Urbino, prima del 1714, se ne potevano vedere ancora di più in questa collezione. E devo dire, era una collezione tra le più rinomate al mondo per quanto riguarda proprio i disegni di Raffaello. Dunque, purtroppo ce n'è rimasto uno solo, non è il più bello, anzi è un disegnino forse tra i meno preziosi dal punto di vista così dell'effetto estetico, ma è un disegno molto importante perché racconta delle prime fasi di lavoro di Raffaello. Dunque, dal punto di vista del discorso che si può fare su Raffaello giovane, è un disegno estremamente utile. Detto questo, arrivo cominciamo, poi ne parleremo insieme, cercheremo di parlare in due, perché mi piace l'idea che possa essere anche un po' una sorta di intervista. Ti chiederò di puntualizzare alcune cose e le ragioni per le quali sei arrivata a determinati risultati. Ebbene, questo libretto di Bonita è un libretto che mi è molto piaciuto, devo dire, l'ho letto tutto d'un fiato, perché è un po' anche la somma di tanti interessi che sotto traccia, no, hanno costituito la riflessione di Bonita, ma anche in fondo di tutti noi che lavoriamo a Urbino, perché l'idea di essere Urbino e di lavorare su Raffaello è una cosa che fa parte della nostra esistenza continuamente. Raffaello è un amico nostro, potremmo dire, lo conosciamo un po' da tutti i punti di vista e in un modo o in un altro tutte noi che ci occupiamo di storia dell'arte, e soprattutto lo facciamo ad Urbino, abbiamo avuto nel nostro percorso di studio dei momenti di seria attenzione nei confronti dell'Urbinate. Questo libretto si pone dunque in relazione a un aspetto importantissimo del ragionamento su Raffaello, che è quello riguardante il mito. Il mito di questo personaggio, di questo artista, che devo dire è un mito che non l'ha mai abbandonato. Raffaello è nato fortunato, potremmo dire, morto giovane, per cui forse non possiamo parlare di fortuna al 100%, ma in quegli anni in cui è vissuto, e soprattutto negli anni in cui è vissuto a Roma, e sono una decina d'anni, la sua vita è stata una vita, potremmo dire oggi usando un termine molto abusato, al top. È un artista che è arrivato a Roma nel 1508 e ha cominciato subito ad avere una particolare attenzione da parte della corte papale, che subito in quell'anno specifico, 1508, gli ha dato la possibilità di lavorare in Vaticano insieme al grande altro personaggio che è appunto Michelangelo. In quel 1508 a Roma, nei palazzi vaticani, c'è Michelangelo e c'è Raffaello. Ci sono queste due personalità enormi nel panorama artistico, direi, di tutti i tempi. È un anno che segnerà le basi per gli sviluppi successivi dell'arte, della storia dell'arte, e in quel 1508 Raffaello avvia la sua grande fortuna. Ci sono delle lettere molto interessanti che Raffaello scrive da Roma ai suoi parenti a Urbino, nelle quali lettere proprio lui dice: io qua ho raggiunto una fama, e lo dice in fondo, lo fa capire, non è proprio questa la parola che usa, ma sono arrivato a un punto, dice, in cui posso chiedere qualunque cifra io voglia per le cose che faccio. E dunque è un pittore che arriva a Roma fatto e formato definitivamente, che in quella città mette in pratica un modo di fare che era il suo, cioè quello di guardarsi con estrema attenzione intorno. Raffaello ha gli occhi grandi come un bambino che non smette mai di guardare le novità. Questo gli succede da subito, da quando parte da Urbino, giovincello, e va a finire in Umbria, poi quando passerà a Firenze, in tutti i viaggi che fa, in tutti i soggiorni nelle varie città che tocca, la sua attenzione è grandissima al mondo. E dunque è un artista che non ha mai smesso di guardare intorno a sé, ed è arrivato a Roma con questa perfetta consapevolezza. Ti ritrovi anche tu, Anna Maria, in questa foto?
è arrivato a Roma ed è arrivato appunto già come salutato, potremmo dire, come un personaggio già di grande rilievo. In questo percorso chiaramente romano c'è poi tutto il rapporto con Michelangelo, non era un rapporto semplice, Michelangelo era un personaggio anche lui amato e stimato in quella corte, ma certamente un personaggio che Raffaello ha continuato per tutto il tempo che è rimasto lì a guardare con ammirazione. Dunque tanti sono gli elementi all'interno dell'attività e dell'opera di Raffaello Romano che rimandano a questo rapporto, che è un rapporto anche di stima, di grande interesse. Raffaello lo guarda con ammirazione. La morte di Raffaello chiaramente chiude un ciclo importante, la città si svuota di una presenza significativa, l'arte, insomma, il cordoglio è unanime, il Papa è come dire, colto da un dispiacere incredibile rispetto a questa mancanza di un artista che aveva segnato così fortemente la città e l'aveva segnata perché aveva fatto di tutto in quella città, cioè Raffaello lavora alla corte papale dando vita a operazioni grandiose che sono anche quelle di una bottega che funziona perfettamente, di un imprenditore che ha perfettamente chiaro come si deve muovere un grande gruppo di lavoro per rispondere alle esigenze più diverse, insomma, no? In una città che richiede tante opere, insomma. Il cantiere di Raffaello è un cantiere che è in grado di aprirsi, di allargarsi, di restringersi a seconda delle necessità. Quando lavora alle Logge Vaticane, per esempio, Raffaello apre anche a delle maestranze che sono di passaggio a Roma, degli stranieri che sono di passaggio a Roma. E questo è, devo dire, un aspetto importantissimo del suo lavoro, insomma, una capacità di capire, di cogliere anche dai suoi collaboratori quelle che possono essere le caratteristiche più salienti di ognuno di loro e di metterle a frutto, no, in questa collaborazione. Per cui Raffaello è un imprenditore che ha fatto bene il suo lavoro, possiamo dire, e ha saputo davvero gestire una bottega ad altissimo livello. Appunto, muore nel 1520, ma già per il modo che ha avuto di vivere ha cominciato a dar vita al suo mito. E questo sarebbe stato poi e sarà, diciamo, messo, portato alle estreme conseguenze da una figura che per noi è centrale negli studi, insomma, che conduciamo sulle cose artistiche, che è la figura di Giorgio Vasari. Giorgio Vasari, uno scrittore, un pittore, naturalmente un architetto anche lui, ma importante anche per questo volume fondamentale per gli studi, insomma, intorno alle arti, che sono le vite degli artisti, no? Nelle vite degli artisti, nella prima edizione, che è quella del 1550, e nella seconda edizione del 1568, se voi vi divertite a leggere le vite, capite che lì c'è tanto di questa creazione di un mito, no? Di Raffaello, che poi si sarebbe sviluppato, avrebbe continuato a prendere sempre più forma e consistenza nel tempo successivo. Beh, insomma, il racconto che fa Vasari di Raffaello è un racconto bellissimo, è quello di un giovane che appunto arriva a Roma trionfante, racconta anche le fasi precedenti naturalmente, ma a me interessa soprattutto focalizzare l'attenzione su Roma e ne parla come di un giovane che lascia la sua casa ogni mattina per andare a lavorare in Vaticano, accompagnato da una cinquantina di giovani baldanziosi e pieni di voglia di discutere con lui di tutto, perché in effetti con Raffaello si poteva discutere di qualunque argomento, anzi ogni argomento poteva diventare elemento di discussione, no? E dunque questi giovani, penso che fosse anche forse un'esagerazione, ma insomma il numero voleva darci l'idea di un numero grande, no? di giovani che lo accompagnavano per raggiungere il luogo di lavoro e appunto lo facevano esaltando questa figura, no? Anche Vasari, che è un po' imbarazzato a dover raccontare, a parlare molto bene di Raffaello, perché era più dalla parte di Michelangelo che si orientava, però non può non riconoscere il grande valore di Raffaello. Dice una cosa che forse andrebbe anche letta e interpretata, ma quando parla di Michelangelo dice che Michelangelo è un genio per natura, no? Michelangelo è nato geniale, Raffaello è nato geniale, ma si è dovuto organizzare studiando. Non so poi qual è la via migliore per diventare un genio, ma comunque certo che tutti e due si sono portati ad un livello altissimo. Beh, detto questo, appunto, è iniziato con Vasari assolutamente, ma già Raffaello ci aveva messo del suo, è cominciata la dimensione di questo racconto che appunto diventa anche capace di suscitare, di far crescere il mito di Raffaello. Un mito che, devo dire, è stato, diciamo,
propagato e si è arricchito grazie alla presenza di tante persone, di tanti studiosi, di tanti letterati che si sono occupati di Raffaello, che hanno scritto di Raffaello, per cui la letteratura artistica ha guardato a Raffaello con estremo interesse nel corso del tempo e appunto ha costruito, ha contribuito, no? Direi che nella maggior parte dei casi la letteratura artistica è stata benevola nei confronti di Raffaello e questa benevolenza si è poi trasformata nella richiesta di conoscenza di quelle opere, no? Se io parlo di un'opera e la descrivo e la racconto, è chiaro che ci deve essere intorno da qualche parte la volontà di vederla quell'opera e allora si verificherà un fenomeno eccezionale per Raffaello che è il fenomeno della divulgazione delle sue opere grazie all'incisione. Ecco. Ieri appunto Riccardo citava il nome di Marcantonio Raimondi. Marcantonio Raimondi è un personaggio interessante quando si parla di Raffaello perché è stato il suo primo divulgatore, cioè il primo incisore che lo ha incontrato a Roma e con il quale si è messo a punto un sodalizio davvero, davvero poderoso di divulgazione dei disegni, delle idee, delle invenzioni di Raffaello. Raffaello inventava e addirittura disegna a un certo punto perché appunto Marcantonio incida, Marcantonio incide e attraverso le incisioni e le stampe si diffonde la conoscenza di Raffaello. Questa conoscenza continuerà ad essere appunto divulgata tramite le incisioni anche dopo la morte di Raffaello, anche nel corso del 500, del 600, del 700, dell'800, cioè veramente Raffaello è uno di quegli artisti che non ha conosciuto un momento di dimenticanza da parte degli incisori. Gli incisori lo hanno sempre tradotto con i mezzi a disposizione, chi con l'acquaforte, chi con il mulino, chi con la xilografia, cioè le tecniche erano tutte apprezzate e questo ha fatto sì che Raffaello arrivasse nei luoghi più diversi sostanzialmente e che poi arrivasse ad essere utile al lavoro degli artisti, perché questo è un aspetto importante per la divulgazione di un artista come Raffaello, che è un artista pieno di conseguenze, cioè non è rimasto isolato, non poteva essere così per tutte le cose che abbiamo detto, anzi questa conoscenza che si è diffusa attraverso questi mezzi ha fatto sì che gli artisti potessero prendere a piene mani dal suo lavoro, anche quelli che non riuscivano a vedere davvero da vicino le opere di Raffaello, ma che ne hanno avuto la possibilità, se ne sono giovati grazie proprio anche all'intermediario che sono state le incisioni. Ecco appunto questo libretto di Bonita è un libretto che si pone in questa linea, devo dire. Ed è stata brava Bonita perché ha soprattutto analizzato l'aspetto più recente, no? Tu ti sei portata soprattutto verso l'Ottocento, a guardare l'Ottocento, che è un secolo dove chiaramente il mito raffaellesco è esploso. Poi dopo la riscoperta della tomba di Raffaello, l'indagine, no? Su quando hanno aperto la tomba di Raffaello al Pantheon, hanno cercato di capire come era fatto, le ossa, insomma, e lì c'è stata un'esplosione incredibile che è stata tutta anche programmata e custodita da tutti i personaggi del giornale arcadico che hanno voluto, alimentato questo interesse per Raffaello. Per cui insomma, l'Ottocento è veramente il secolo in cui Raffaello è ritornato, se c'era stato un momento forse di qualche piccola distrazione da lui, poi nell'Ottocento davvero tutto questo è ritornato prepotentemente. Dunque Bonita ha guardato molto alla Germania in questa sua riflessione, tutta tedesca, mi ti ritrovo, per cui insomma mi sono persino stupita. Questa è una foto sulla quale magari possiamo tornare, ma insomma è una foto che riguarda i sogni, no? I sogni di Raffaello, te li ho messi uno dietro l'altro, sono quelli che tu giustamente citi, ma ci torneremo tra poco. Ecco, lei è andata a sbirciare un po' in queste figure, no? Come questa di questo artista tedesco che addirittura pubblicato Una vita di Raffaello con 12 tavole, no? Tutte riguardanti vari episodi della vita di questo personaggio, mettendo in luce alcuni aspetti particolarmente significativi come questo del sogno, che è il sogno per eccellenza, che trovate qui nella,
nella copertina del volumetto, ed è il momento in cui appunto questo sogno, che poi insomma chiaramente fa parte dell'immaginario, no, che si è creato intorno al mito, e dunque è facile poter creare anche tanti sogni intorno a un mito, ed è qui Raffaello, secondo quello che si racconta, non era in grado, non riusciva a trovare il modo di rappresentare, no, l'immagine della Madonna, questa Madonnina, la Madonna di Dresda, sulla quale torneremo tra poco, e dunque si concentra quasi inutilmente, finché assopendosi, ecco, questo viso, questo volto della Madonna diventa una sorta di emanazione, potremmo dire, prepotente, per cui lui, risvegliandosi, sa benissimo cosa deve fare, no? Che fa un po' il paio, mi veniva in mente mentre ti leggevo, anche con quello che dice Vasari della Trasfigurazione, no? Quando Raffaello alla fine della sua vita si mette a dipingere il quadro della Trasfigurazione, che poi gli sarà posto al capezzale dopo la morte, e beh, la fatica nella costruzione di questo volto di Cristo è una fatica che lo prende totalmente, no? Uno sforzo che è uno sforzo mentale, ma che è anche uno sforzo fisico, e dunque la difficoltà è quella proprio di mettere in figura qualcosa che va oltre, insomma, l'immaginario. Ecco, beh, in questo caso siamo prima della Trasfigurazione, naturalmente, Raffaello aveva messo mano alla figura della Madonna grazie a questo sogno. Però appunto di sogni di Raffaello, proprio il senso dei sogni, insomma, plurale, penso che sia un po' questo, è anche qualcosa che non trova poi riscontro nella realtà. Ecco, qui vi mostro due immagini, sono due incisioni, quella sopra di Giorgio Ghisi, quella sotto appunto di Marcantonio Raimondi, che in realtà sono chiamate tutte e due il sogno di Raffaello. In realtà non hanno niente a che fare con Raffaello, è dunque tutto un errore della storiografia più o meno antica, che ha individuato in queste composizioni complesse, tra l'altro bellissime, quella di Ghisi. Adesso non sto a fare il discorso su queste immagini, ma insomma sono costruzioni particolarmente complesse, no? La seconda, quella di Marcantonio Raimondi, poi è bellissima, difficile da capire, abbiamo perso tanti elementi per valutarli con facilità, no? I significati di queste opere, però certamente sono tutt'altra cosa rispetto a Raffaello. Invece un sogno raffaellesco è veramente questa figurina che è proprio di Raffaello, un disegno ormai attribuito a Raffaello, per un periodo è stato attribuito a Parmigianino, ma ormai tutti sono convinti che sia Raffaello, ed è una figurina che si registra in un disegno degli Uffizi, il foglio più grande, io ho preso solo il dettaglio, è una figurina forse una dana, insomma, qui anche qui ci siamo divertiti a fare tante supposizioni, ma certamente è una figurina che si abbandona in una sorta di sogno, per cui di sogni ce ne sono tanti, e dunque quello più, diciamo, legato così al mito di Raffaello è senza dubbio questo di Lepenhausen, che appunto dà vita a un racconto della vita, no? Da vita a un racconto della vita, è un gioco di parole che però funziona molto bene anche se noi ricordiamo, e tu lo hai citato, no? Il racconto della vita degli Zuccari, perché questa è una vita che appunto è sicuramente raccontata per frammenti e per episodi, che richiama, rievoca un po' la vita che Federico Zuccari descrive attraverso dei disegni molto interessanti del passaggio del fratello Taddeo da Sant'Angelo in Vado fino a Roma, no? Allora Taddeo descrive questo, siamo sempre nelle Marche, siamo sempre in questi territori, per cui vale la pena ricordarli, no? Questi disegnini sono disegni deliziosi di un fratello innamorato del fratello, che vuole rendere omaggio a questo fratello, e racconta di come Federico, di come Taddeo sia partito da Sant'Angelo, della madre che piange, di lui bambino che guarda questa partenza con preoccupazione, con qualche ammirazione. Poi nel momento in cui, Taddeo arriva a Roma, e lì a Roma la vita è dura per un pittore che viene dalla provincia, che ancora non è nemmeno un pittore fatto e finito, che deve cominciare a cercarsi una strada, e dunque il giovane Taddeo che va in cerca di qualcuno che lo aiuti, che lo faccia lavorare, i momenti di riflessione sull'antico, su Michelangelo, eccetera, e tutto questo racconto che si svolge per piccoli frammenti. E dunque in questa vicenda invece che viene raccontata da Lepenhausen c'è un po' questo ricordo, no? Di quei momenti così appunto uno vicino all'altro, raccontati molto tempo prima da Federico. Ebbene, torniamo dunque al nostro Raffaello, al mito raffaellesco, e appunto al mito raffaellesco in Germania, che Bonita ha in qualche modo voluto
far iniziare, potremmo dire, no? Dalla figura di Dürer. Io qui ho messo un'immagine di un disegno che Bonetti ha citato chiaramente in questo racconto, che è quello di Raffaello. È un disegno, questo che vedete in rosso a sinistra, sono due nudi che Raffaello realizza studiando per una delle stanze vaticane, per uno degli affreschi delle stanze vaticane. Dunque, un disegno che di fatto è catalogabile come un foglio di studi, che però ha una vicenda interessante, perché a quello che si sa, anche qui ci sono dubbi, ma insomma a noi ci piace pensare che quello che vi sto per dire sia vero, questo disegno sarebbe stato donato da Raffaello a Dürer, che appunto evidentemente aveva insomma, interesse, piacere a conoscere l'opera di Raffaello, e da canto suo Dürer avrebbe regalato un suo autoritratto a Raffaello. È uno scambio che questi artisti si fanno, artisti di grande rilevanza naturalmente, che si fanno, e la dico lunga anche sul valore che il disegno ha per questi artisti. Io mi occupo, insegno in realtà storia del disegno all'Università di Urbino, e quando valuto il disegno mi rendo sempre conto, e sempre di più mi capita, di valutare l'importanza del disegno nella vita degli artisti, perché davvero è un momento in cui non ci sono sovrastrutture, no? In cui gli artisti sono franchi, in cui raccontano se stessi, anche gli errori, dove sbagliano, dove si riprendono da certe manchevolezze, dove migliorano. E dunque capisco come un pittore come Raffaello abbia cercato di farsi conoscere da Dürer attraverso un foglio, un disegno, che al meglio di tutto il resto poteva raccontare a un altro pittore che poteva intendere benissimo quel linguaggio, quale poteva essere il suo racconto, la sua idea, la sua invenzione, insomma la natura delle sue proposte. Di lato qua vedete, non ho naturalmente l'autoritratto che Dürer ha spedito a Raffaello, perché non sappiamo più quale sia, ma in realtà c'è una incisione di Dürer, non l'ho messa a caso, a dire la verità. Avevo iniziato con il volto della madre, perché mi piace molto il volto della madre di Dürer, no? Un disegno molto intenso che Dürer fa della propria madre, ma in realtà ho scelto poi un'incisione, che è questa di una serie realizzata da Dürer con la caduta di Cristo sotto la croce, perché in realtà questa incisione è servita a Raffaello, e questo volevo appunto raccontarlo un po' perché si capisca quanto le incisioni, abbiamo parlato poco fa di quelle di Marcantonio Raimondi a proposito di Raffaello, diventino veicolo di immagini, di suggestioni, di idee, di invenzioni un po' per tutti. Anche Raffaello non si sottrae a questa possibilità, anzi a piene mani utilizza questa incisione di Dürer per il famoso spasimo di Sicilia. Adesso non ho l'immagine perché non volevo farla troppo lunga, ma insomma lì ripercorrendo anche altri modelli, insomma facendosi aiutare anche da altre cose, poi crea un'invenzione che chiaramente fa scattare in avanti tutta la proposta, non è che si basa solo su questo, ma insomma questa immagine lo aiuta a lavorare al meglio a una grande invenzione come appunto lo spasimo di Sicilia. Questo per dirvi, ecco, gli scambi tra gli artisti si capiscono molto bene quando parlano linguaggi come questi, dove la grafica diventa un elemento di racconto di sé. Il mito ancora in Germania. Qui mi ha fatto molto piacere che tu abbia tirato fuori questa immagine, che è un'immagine di Potsdam, dell'Orangerie del Parco Sanssouci, voluta da Federico Guglielmo IV di Prussia nella seconda metà dell'Ottocento, e dunque siamo in presenza di un personaggio che si è fatto costruire un luogo speciale come questo, tutto dedicato alle opere di Raffaello, e qui trovate tutte le opere di Raffaello in copia, tanto da poter insomma vedere in modo molto preciso, naturalmente le scale sono più piccole, no? Quello che si poteva vedere a Roma o in altri luoghi dove le opere di Raffaello sono conservate. Ecco, pensate a che punto arriva questo mito di Raffaello trasportato in terra di Germania. In realtà, come giustamente credo va detto, la Germania si era appunto... Tu hai chiamato in causa Dürer, che è stato un elemento iniziale, possiamo dire, di questo interesse di Raffaello, per Raffaello in Germania, ma Raffaello
come dicevamo prima, non ha avuto flessioni, non ha avuto insomma, la sua figura non ha dato conto di flessioni di interesse. E qui vi mostro una fotografia della mostra che abbiamo fatto l'anno scorso a Urbino sugli arazzi raffaelleschi, che voleva proprio raccontare l'interesse che la Francia ha avuto nei confronti di Raffaello. E questo è un interesse tutto seicentesco, un interesse di Louis XIV e poi di tutti i re che sono venuti dopo, che hanno dato vita alla rappresentazione di Raffaello a misure uguali agli originali, no? Traducendo in arazzo nelle manifatture di Gobelin questi splendidi affreschi, per i quali venivano gruppi consistenti giovani artisti in Italia a prendere le misure direttamente dagli originali. Per cui appunto ancora una riflessione sul mito di Raffaello che Bonita ha considerato soprattutto dal punto di vista ottocentesco e soprattutto dal punto di vista della Germania, ma che mi faceva piacere ricordarvelo, un po' universale come questo della Francia, che poi devo dire la Francia non solo deve molto al mito di Raffaello, deve molto a Raffaello in generale per la costituzione della sua storia, insomma, artistica, no? Bene, questa è un po' la parte che volevo, insomma, di cui mi sono soffermata di più guardando al tuo racconto, che appunto poi a un certo momento si focalizza sulla figura della Madonna di Dresda, no? Tu fai vari ragionamenti su questa Madonna, racconti la vicenda di quest'opera, che è una vicenda un po' particolare, adesso magari potrai forse parlarne se vuoi, ma devo dire che ho letto anche con molto interesse alcuni momenti di alcune frasi che tu hai utilizzato, hai citato e che adesso magari non le ritrovo perché non ho messo, come questa figura sia talmente forte dal punto di vista così della possibilità che abbiamo attraverso di lei di entrare in relazione con la dimensione sovrumana, insomma, che è stata interpretata anche per esempio da questo studioso che mi ha parlato come della una donna che aiutava, che era in qualche modo da venerare a Treblinka, insomma, ha tirato fuori addirittura queste, magari se ne vuoi parlare, sì, mi fa piacere. E perché è vero, questa è una Madonna che racconta molto bene un modo diverso anche di guardare alla rappresentazione religiosa, alla rappresentazione sacra, no? Normalmente noi siamo portati ad entrare nel quadro, no? Siamo invitati ad entrare nel quadro. Qui c'è un processo completamente diverso che ha messo in atto Raffaello, una grande invenzione anche questa, per cui una volta che le tende si sono aperte, non siamo più noi ad entrare nel quadro, ma è la Vergine col suo bambino che entra nel nostro mondo. E devo dire, è una invenzione che ha una potenza, no? Magari lì per lì uno non si rende nemmeno conto di questa cosa, ma è la Madonna che scende, è la Madonna che ci porta il bambino, che ci porta, insomma, colui che ci salverà. Devo dire, è veramente un messaggio fortissimo, no? È un'invenzione che scuote sicuramente insomma, l'intimità di ognuno di noi. Vuoi parlare di questa? Sì, scusa. Facciamo un po', ci scambiamo un po' le... Allora, intanto volevo specificare che tra il 7 e l'800 non è il periodo che io studio in modo particolare. Ecco, però in questo caso, avendo tenuto un corso alla scuola di lingue sul mito di Raffaello nell'Ottocento, mi ha colpito, come appunto diceva la collega, il rapporto che si è creato in modo particolare con la Germania. E poi devo dire la verità, il mio intento è stato anche quello di un'opera d'arte, no? Quest'opera realizzata intorno al 12 o al 13, che probabilmente Vasari neanche vede perché la indica come tavola, invece è dipinta su stoffa, su tela, e di come poi nel 700 venga acquistata dal re di Polonia, di come venga sistemata nella galleria di Dresda e quindi anche la grande eco che c'è rispetto a questo acquisto. L'opera si trovava a Piacenza, i frati erano benedettini, si trovavano in difficoltà economica e quindi hanno pensato di vendere questo dipinto. Le trattative sono anche andate per le lunghe perché ovviamente non tutti erano d'accordo, però l'opera viene imballata, messa in cassa e viene mandata a Dresda e quindi ha una seconda vita
perché nel frattempo a Piacenza viene piazzata una copia, una seconda vita, tanto che l'opera viene definita Madonna tedesca. E quindi per la cultura tedesca non solamente questo, ma certamente si è trattato, l'opera ha rappresentato un forte impatto. E poi considerando anche di come poi anche la cultura russa abbia molto risentito di quest'opera, Tolstoi, Dostoevsky, quando nell'Idiota Dostoevsky indica che la bellezza ci salverà, questa è la nostra grande illusione, ma non credo che capiterà, la bellezza ci salverà, il riferimento è alla Madonna di Dresda, anche se Tolstoi, per esempio, dice l'ho guardata tante volte, va bene, una donna ha partorito, allora è capire la portata dell'opera nel corso del tempo e di come il tempo, la cultura legga l'opera stessa, perché poi, dicevo, il collegamento con l'arte russa e anche con la storia russa, perché durante il secondo conflitto mondiale l'opera viene, i tedeschi l'hanno insieme con altri, con la raccolta di Dresda, la sistemano in un vagone, in una miniera di sale, e quindi però i russi a ovest arrivano gli alleati, insomma le forze americane e inglesi, da est arrivano i russi, portano via queste opere d'arte. La Madonna di Dresda è sistemata al Pushkin, ma rimane nei depositi. Nel 1955 viene organizzata una grande mostra, perché attraverso il Patto di Varsavia, per la fratellanza dei popoli, diciamo così, slavi orientali, l'opera viene restituita a Dresda, anche se il responsabile del Pushkin non avrebbe voluto restituirla. E qui sta quello di cui parlava la collega, del giornalista scrittore Vassili Grossman, il quale va insieme con tanti altri visitatori a vedere l'opera di Raffaello. Ebbene, lui lascia un componimento, la Madonna Treblinka. Treblinka è il campo di concentramento dove la madre era di origine ebraica, Grossman, la madre ha trovato la morte. E allora, guardando quest'opera, come diceva Anna, ecco, lui dice: io mi sembra di vedere questa donna con il bambino, che non è un'immagine pacifica, che ti pacifica, perché è questa Madonna che viene, lo sguardo un po' non atterrito, ma insomma una missione forte quella che le si è assunta. Anche il bambino stesso non ha quel senso di, no, di giochevolezza del bambino. E dice Grossman: io allora, ecco, mi sono immaginata nel muro bianco, che hanno visto queste donne che andavano a morire, ecco, che ci fosse questa Madonna. Ecco, anche capire nel corso del tempo quanto un'opera possa intersecarsi con quella che è la storia grande, ma anche con quella che è la storia dei singoli. Al di là, come diceva Anna, del fatto appunto a Sanssouci, oppure anche Caterina II di Russia, perché la moda di Raffaello è grandissima, come è stato indicato, dal Guarenghi fa edificare un'ala a San Pietroburgo, all'Ermitage, proprio in scala come le logge vaticane, e quindi per una decina d'anni a Roma lavorano con, appunto, per la Bibbia di Raffaello, quindi con queste copie che vengono risistemate. Quindi ecco, questo era l'elemento che mi ha spinto. E poi, come ho indicato nella prefazione, i sogni di Raffaello, ma sono delle, voglio dire, ecco, come ha indicato la collega, volevo di parlare delle fake news. Aspetta, però volevo leggerlo questo pezzo, sì, di Treblinka. Perché a me è emozionato molto. È molto bello. Perché, sì. Ve lo leggo, scusate, sì. Perché è veramente un pezzo toccante. Lui che vede questa... Allora dice: a piedi scalzi, lei camminava con passo leggero sul suolo pulsante di Treblinka. Dal punto di scarico del treno alla camera gas, la riconobbi dall'espressione del viso e degli occhi. Vidi suo figlio e riconobbi il prodigio di quel volto straordinario, non infantile. Così erano le madri e i bambini di Treblinka, quando sullo sfondo verde dei pini scorgevano i muri bianchi delle camere a gas. Così erano i loro cuori. E devo dire, un'immagine molto forte, no? Che un quadro del genere suscita. La Madonna non è per niente tranquilla, assolutamente, è una Madonna che già conosce il destino del proprio figlio. Quale madre potrebbe essere tranquilla conoscendo un destino così terribile? E il bambino
è colto in un atto, in un momento che è quello di chi vorrebbe forse anche sottrarsi, è tutto così un po' reticente, un bambino che fa un po' un passo indietro. Scusami, ma era molto bello, secondo me andava a letto. Prego, Bonita, fai pure continua. Mi ha fatto piacere perché credo che così la platea abbia compreso anche il senso. La forza. Tra l'altro anche Grossman, comunque comunista, il quale va dietro l'Armata Rossa e ad un certo punto comincia a contestare, viene anche ostracizzato, come appunto ben sappiamo, tanto che alcune sue opere vengono pubblicate durante l'epoca della perestroica di Gorbaciov, insomma. Quindi anche queste opere che si mettono in rapporto, in collegamento con quella che è la storia. Dicevo dei sogni che, come ha fatto vedere Anna Baiardi, ecco, le due incisioni, ecco, non c'entrano nulla, sono intitolati Il sogno di Raffaello, ma con i sogni di Raffaello non c'entrano neanche, poi magari si riesce a dare piena interpretazione alle opere, no? Anche allegoriche, se volete. Ecco, e però, come dicevo, oltre a queste mi hanno intrigato gli scrittori, appunto, di fine Settecento, tedeschi, i quali, insomma, ragionano su Raffaello, mettendo fuori delle fake news, inventando il fatto che Raffaello avesse confidato a Bramante che, insomma, lui non riusciva a dipingere la Madonna perché non riusciva a cogliere in tutta la sua celestiale bellezza. E quindi si inventa, c'è l'invenzione del sogno, per cui lui la sogna e poi si dice alla fine è in grado di dipingerla. E poi con tutta una serie, naturalmente non voglio raccontarvi tutto perché mi piacerebbe, il volume, vedete, non è molto corposo, però devo dire abbastanza intenso, ecco, anche perché, insomma, non è che io sia, per quanto abbia sempre navigato nella scuola di lingue, e qui c'è Gina che saluto, che ci ha sempre fortemente supportato, ecco, io non sono un'esperta della cultura tedesca, quindi ho dovuto immettermi anche nella letteratura, negli scritti, e poi cominciando anche da un'altra invenzione che è stata fatta da un abate italiano, Angelo Comolli, che dalle stampe 1790-1791 una vita inedita di Raffaello, perché lui sosteneva di aver trovato una biografia di Raffaello antecedente quella di Giorgio Vasari, e quindi la pubblica, la dà alle stampe aggiungendo delle annotazioni sue. In realtà si è inventato tutto, nel senso che lui ha ripreso la vita di Giorgio Vasari e quindi ha inventato di aver trovato, ecco, sono tante fake, insomma, no? Che però, come diceva Anna Baiardi, comunque ci testimoniano il forte appeal di Raffaello, questo non venire meno, insomma, perché poi anche le invenzioni, pensate quella della Madonna della Seggiola, ne sono veramente poi tante. Poi ho pensato, Anna ve l'ha già fatto vedere, non so se la vuole commentare, questo disegno, appunto, che si trova agli Uffizi, che io leggermente, la cui lettura ho leggermente forzato, poi lascio la parola a Anna, l'ho leggermente forzata perché si tratta di questa donna, in realtà è più assopita che non proprio un sogno, ecco, e nel descriverla Marzia Faietti indica, fa riferimento ad una particolare, diciamo così, porzione del Palazzo Ducale di Urbino, vale a dire la parte interna delle finestre, e dove ci sono le due sedute, no? Ecco, a sinistra e a destra. E allora, però, naturalmente questo è un elemento che si trovava in tanti altri palazzi, non era solamente in quello di Urbino, però qui ho un po' forzato, la feccia l'ho messa io da una parte, ho un po' forzato la situazione, e quindi parlando di un altro sogno di Raffaello, che è il sogno del, appunto, dicevi prima Anna, in fondo come tutti noi in Urbino modernisti si studi Raffaello dal punto di vista filologico, andando alle radici, no, dei rapporti, la formazione, all'incisione, alla museologia, al mito, no? Ecco, e di come siamo un po' legati a questo personaggio. E quindi l'ho collegato con Baldassarre Castiglione, rileggendo alcuni brani del Cortegiano, quindi un po', insomma, lì ci sono andata, mentre di là ero in pieno argomento, qua ci sono andata, insomma, approfittando della situazione, e quindi raccontando di questo particolare rapporto di Raffaello con Urbino. In fondo, Raffaello per Urbino è perso presto, come ha detto Anna Baiardi, no?
però Urbino lui ce l'ha dentro, no? Urbino ce l'ha dentro quando realizza l'esaltazione del Santissimo Sacramento, la scuola di Atene, due tematiche forti all'interno della stanza della segnatura, ha in mente quello che in Urbino si era fatto, vale a dire la cappellina del perdono, il tempietto delle muse, lo studiolo, di questa relazione tra mondi così lontani, no? Perché in fondo la scuola d'Atene è l'esaltazione del libero pensiero, l'esaltazione del Santissimo Sacramento è l'accettazione di un dogma. Vedete come sono lontani, all'interno dell'appartamento del Papa. Quindi su questo evidentemente poi ho ragionato, entrando anche con un certo divertimento all'interno del cortegiano, quando si dice che il cortegiano deve conoscere l'arte, ma infine si chiedono i vari, coloro che sono alle veglie, ma infine è superiore la scultura oppure la pittura? E gli urbinati dicono la pittura, ma uno scultore dice, ma voi siete un po' viziati dall'idea di Raffaello, per voi Raffaello è il massimo, pensate a Raffaello, e Castiglione indica l'opera pittorica, la indica, no, con che abbia plasticità, che assuma anche corpo, così come una scultura. E poi tanti altri elementi, naturalmente, terminando con la lettera Leone X e con la Costituzione italiana. Sì, devo dire, no, volevo dire che appunto, no, che i sogni di Raffaello in realtà sono tanti, questi che tu hai indicato, perché giustamente tu hai, come dire, intitolato un capitoletto, che mi pare sia il penultimo, Il ricordo di Urbino, che in realtà è come un altro sogno, no? Il sogno di Urbino dall'istante, da quando lui arriva a Roma, e c'è in fondo questo ricordo di Urbino, come tu giustamente sottolinei, no? Nel recupero di determinati temi, che poi sono chiaramente temi anche indicati lì dai grandi personaggi che ruotano intorno ai papi. Raffaello ha fatto la sua parte, ha messo in figura tanta parte di riflessioni che si muovevano nella corte pontificia, non era solo chiaramente, però ha saputo rappresentarli nel modo giusto, ha colto gli input e le indicazioni in modo corretto, e sicuramente questo ricordo di Urbino è un ricordo che è il sogno di chi da lontano, in fondo io mi immagino il ricordo della patria, qualcosa che non possiamo toglierci di dosso, no? Anche se stiamo in una realtà bellissima come poteva essere quella di Roma, dove lui era appunto considerato un principe, però appunto quelle misure, quei ritmi, quella cultura urbinate di cui lui è stato assolutamente uno spettatore intelligente, no? Negli anni in cui era giovanissimo, poi, no? Quel padre speciale, perché il padre di Raffaello era un padre, certo, non un pittore di grandissimo rilievo, come si può ben pensare guardando le sue cose, ma un pittore in realtà invece per noi che lo stiamo rileggendo, riguardando, con delle intuizioni, con una parlata sua, personale, forse anche un po' più regionale, più così, tratti, un dialetto possiamo dire, però era un artista di peso, di rilievo, non era un padre qualunque quel pittore lì, no? Era un padre che sapeva scrivere, che faceva anche il poeta, che aveva una conoscenza perfetta della cultura che stava intorno e che veniva e che si insomma configurava in altre realtà, che vuole per il figlio qualcosa di importante, di significativo, non lo vuole regare a quei territori, pensa a un destino più alto. Dunque è un padre che ha saputo essere anche un visionario per certi aspetti. Dunque Raffaello ricorda questo palazzo, questa città, e sicuramente lo sogna come un sogno di un luogo caro, e al tempo stesso sogna, e questo è l'ultimo sogno credo, quello che però appunto è rimasto un sogno, devo dire, come spesso poi succede ai sogni che difficilmente diventano realtà, e il sogno di ricostruire Roma antica, di ritracciare, di dare forma, se non altro con il disegno, con i rilievi, alla grande realtà romana dell'antichità. No? Raffaello è consapevole, scrive in questa lettera Leone X,
in tutte e due le versioni mi pare che compaia, sì, sia quella appunto di Castiglione che l'altra sua, c'è un momento in cui lui riflette sulle condizioni in cui si trova Roma, le antichità di Roma, le condizioni delle antichità di Roma. Sono condizioni penose, sono condizioni in cui si legge perfettamente l'abbandono, ma anche oltre all'incuria, anche proprio la devastazione che si è perpetrata da parte dei papi che hanno preso le pietre per ricostruire altro, per carità, ma insomma hanno svuotato quelle antiche pietre dei loro significati, forse più profondi, e dunque c'è una grande amarezza in questa lettura che fa Raffaello della Roma antica, e il desiderio è quella di poter tornare, no, a ritracciare e a ritracciare questa antichità e anche a conservare quello che era possibile conservare. Per cui tanti sogni, e devo dire, credo che sia una lettura che è piacevole, che è così, una lettura che racconta tanti momenti diversi, piena di stimoli. Viene la voglia di leggere Comolli per ritornare a Comolli e dire, ma insomma, dov'è che è stato vicino Vasari, dov'è, cos'è che ha inventato, cos'è che c'è di più, cos'è che c'è di meno. Viene la voglia di, appunto, di ripercorrere quegli elementi che Bonita ha raccolto e che mi sembra che siano il frutto di un grande lavoro, anche di, come dire, una specie di sunto di tanti momenti di interesse per Raffaello che sono stati poi in fondo, credo, anche quelli della sua vita. Volevo solamente aggiungere una cosa, perché certamente non vogliamo prendervi nostalgia, ci mancherebbe. Riguardo la lettera di cui Anna Baiardi parlava, lì appunto, come è stato indicato, Raffaello parla di una patria spolpata, parla della nazione, ecco, ed anche l'articolo 9 della nostra Costituzione appunto parla della nazione, ed è un termine subito dopo il secondo conflitto mondiale, soprattutto dopo la dittatura fascista, un termine nazione che poteva, no? Però era il senso alto della patria, è il senso alto della patria, della nazione come comunità, è quello di cui Raffaello parla. In fondo, se non manteniamo quello che c'è, o i papi, come dice lui a Leone X, al quale ha rivolto la lettera, che i suoi predecessori hanno fatto cose che neanche i goti, cioè i barbari, hanno fatto, no? Quindi anche ragionare su questi materiali, no? Quindi sulla patria, che è una patria di comunità, che è una patria di conoscenza, no? È secondo me l'elemento più forte che Raffaello insieme con Baldassarre e Castiglione potessero consegnarci. E questa proprio veramente è i primi nomi tutelari, se volete anche, no? Appunto della tutela delle opere d'arte. E quindi, rileggendo quell'articolo, come già ha fatto sapientemente Settis e altri studiosi, devo dire, è veramente fondamentale. Ecco, un artista che nasce nel 1483, muore nel 1520, ma che continua ad essere vivo, a suscitare sentimenti, reazioni, scritti, riflessioni. Qui sta la grandezza dell'artista. Ho finito. Beh, direi che in tempi duri come ecco, insomma, sono anche quelli che noi viviamo, io lo rileggo questo articolo 9 della Costituzione italiana, lo rileggo perché è bene non dimenticarla mai, la nostra Costituzione. La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione. E insomma, ce n'è più. Ringrazio sia Anna Cervone Baiardi che Bonita Clerve per questa interessantissima conversazione. Come vedete, ecco, ci sono una serie di intrecci che io naturalmente non faccio testo, non essendo competente, ma veramente non si immaginavano. Visto che è stato citato Giovanni Santi, se mi permettete una spericolata incursione, a me è sempre sembrato un gran pittore, io presente quella sorta, ecco, sia una sacra conversazione. Sta bellissimo, sì, perché non abbiamo detto come lo si ha una singolare connessione con Monaldo Leopardi, che è un grandioso politico dell'Ottocento, è un grandioso letterato, ma tutti e due hanno la straordinaria sfortuna, fra virgolette, di avere un
due figlioli che sono immensi, per cui tutti e due sono stati obliterati letteralmente dal figlio che è capitato loro. Vabbè, scusate, non lo dico più, prometto. Allora, vi ringrazio per la vostra presenza. Se qualcuno volesse lasciarci l'email per future comunicazioni, lì fuori è possibile lasciarcela. Grazie mille.